E qui c'hanno, insomma, il nostro tavolo rosso, sì. Sempre più ricco, sempre più bello di persone belle, che gioia. È proprio è meraviglioso ripartire così e dal teatro. Paola Quattrini, Paola Varale, che bello, Che Paola. bello rivederti. Perché io Paola Quattrini la incontro vivendo a Lo Roma, so, così ci siamo lasciati in un teatro un po' di tempo fa, a lo so. Napoli, A stavo. Napoli, che bello, al Bellini. Al Teatro Bellini di Milano facciamo Dignità Autonome di Eh Prostituzione. sì. Ah, insieme anche tu? Sì. Anch'io, sì. Ah! Ma Eravamo. tu non l'hai Sì, mai me visto? l'hai raccontato. Meravigliose Me l'hai amiche. raccontato. Non l'avevo mai Però visto. devo dire che Paola, che ci ha fatto compagnia nel nostro salotto già quest'estate, ci aveva promesso che sarebbe tornata, ha Infatti. mantenuto la promessa e ci aveva promesso che sarebbe tornata con te. Ma Quindi io dai, l'ho direi che detto. davvero non Ma potevamo. Paola è una donna di parola. Ecco, sì. È vero, è Allora, vero. un gioco, non è soltanto un gioco quello che portate in scena, un'attrazione fatale, può essere un vortice d'azzardo, io dico il titolo, Tutto. Slot, è una commedia divertente che vi vede protagoniste. Divertente e anche no, E insomma anche ti lascia anche irriverente. qualche cosa dentro, eh? C'è qualche Sì, rischio. c'è qualche rischio, perché di messaggi ce ne sono tanti, perché c'è tanta roba dentro. Purtroppo è uno specchio della realtà molto attuale, insomma, perché si toccano argomenti. Ah, tra le altre cose, insieme a noi c'è anche Mauro Conte, un bravissimo Certo. attore. Purtroppo tocca argomenti che sono sempre così presenti e vivi, tipo tradimenti, donne antagoniste, Donne donne amiche, amiche, donne che complicità soffrono, tra che vanno in depressione a causa di situazioni pesanti e che soffrono di ludopatia. Fra le altre cose, io non lo sapevo, non so tu Paola, però è una piaga abbastanza No, io mi importante sono la informata. ludopatia in La Italia. Quattrini si è Sì. informata. E Quindi cosa hai ho scoperto? scoperto che è una piaga che prende soprattutto le donne e che è una cosa molto seria, molto Sì, grave, da non insomma. prendere sotto Diventa gamba, una insomma. dipendenza, certo. Assolutamente. Brava, Una una dipendenza. dipendenza. Il gioco d'azzardo è Sì. purtroppo una dipendenza che però voi raccontate nella maniera giusta, nel modo giusto, facendo capire che ci sono fenomeni che devono essere debellati, ma c'è anche un modo carino per trattarlo. Le protagoniste, ci potete svelare un pochino dei vostri personaggi senza svelare troppo? Il giusto per incuriosire. Alessandra. Alessandra, io sono stata lasciata da mio Indovina come mai? Indovinate come per mai? lei, per questa Perché? disgraziata. Io non l'ho capito, è la seconda Hai volta che capito? lavoro con Paola e tutte le volte Niente. mi fanno portare via il marito a È vero, perché Sì. voi vi siete conosciute, se devi dire una bugia, Di La dilla Grossa, grossa. sì. E anche lì avevo un flirt con suo marito, cosa che tra l'altro non mi Nella vita. appartiene perché proprio le donne degli altri uomini, cioè gli altri uomini per me non Quello è il bello esistono del qua. teatro, di Sì. immedesimarsi anche in ruoli che non Però, faresti mai nella vita. però Paolina. io la chiamo l'opossum, il criceto, non la sopporto naturalmente all'inizio. Però Diciamo che poi scatta una complicità, scatta, scappa scatta. una sorellanza, Sì. scappa quella che è poi la Sì, complicità, e quando scatta. due donne si riconoscono. Grazie anche al figlio, Anche interpretato da Mauro stupite, Conte. anche si stupiscono di questa. Dici, ma lo sai che mi sei simpatica, strano. Senti, conoscersi in palcoscenico, Sì. perché lì vi siete, no? Conosciute, cosa significa rispetto a conoscersi nella vita? Perché il palcoscenico ci dà un rapporto con lo spazio, col tempo, che è completamente diverso dal reale. Beh, a me non poteva capitare una situazione migliore, insomma, a me sembra di essere andare a scuola, perché con una maestra così è bello, no? E devo dire che Paola è sempre molto discreta, non viene mai a dirmi no, questo non l'hai fatto bene, lo devi fare in questo modo. Lei arriva Sai piano piano. perché? Perché io quando ho lavorato con mia figlia Mi ricordo. non ero discreta per niente Ecco, e mia figlia viva mi la diceva sincerità. mai più lavorerò con te. Confermo, l'ha Allora, detto anche adesso io con te cerco di essere discreta. a me. No. Però c'è anche da dire che Paola appartiene alla grande storia Ma degli stai attori, scherzando, alla grande certo. scuola. Parlavi di Abbiamo Scaccia. visto, vedevamo prima Mario Scaccia, e però da parte tua c'è questa voglia di mettersi al servizio del teatro, al servizio come dicevi, dell'insegnare, perché c'è tanta gente che fa televisione molto meno popolare di te.
Però, mio Dio, abbiamo parlato di Raffaella Carrà prima, adesso facciamo, una piccola sorpresa a Paola. A che? A te. A me? A te. Perché che bravi, grazie mille, perché c'era un passo che non mi riusciva in sala prove, le coreografie di Luca Tommasini, non riuscivo a farlo e infatti l'ho sbagliato. Comunque è stato un grande onore e privilegio lavorare anche con Raffaella Carrà, che in sala prove proprio... cioè, i ballerini in confronto erano stanchissimi, lei ma tu lo sai che... ballava, cioè, ma voi lo sapete che io con Raffaella Carrà, quando avevamo 6 anni, facevamo una scuola, abbiamo fatto una scuola insieme. Hai capito? Capisci. Hai capito con chi lavoro? Una scuola della signora Wanda Pietrini, va bene, ma questo è un altro discorso. Io ero la prima donna di quella compagnia. Capisci, la signora Pietrini era la prima donna. A proposito di prima donna, Paola è stata prima donna di tantissime trasmissioni televisive, è stata parte della nostra televisione, però hai scelto da un pochino di tempo di dedicarti un poco più al teatro. Sì. È stata una scelta di cuore, di anima, di emozioni, o volevi anche allontanarti un pochino dalla televisione, no, almeno in questo momento? No, avevo bisogno di staccare dalla TV, perché è cambiata molto con l'avvento dei reality, che non giudico da un punto di vista di format, ma giudico da un punto di vista di contenuti, perché altrimenti credo siano comunque un prodotto che potrebbe essere molto anche educativo e anche potrebbero essere interessanti, però vengono sviluppati non sempre bene. E quindi avevo voglia di fare qualcosa di qualità, e quindi quando mi hanno chiesto di lavorare in uno spettacolo con Paola ho detto più qualità di così, e come fare a dire di no? E ti dirò la verità, per me il teatro è stato terapeutico. E poi io ti conosco poco, abbiamo appunto vissuto insieme soltanto questa esperienza, però in te ho sentito l'emergenza, l'urgenza, sì, del viaggio, della scoperta, del cammino, sì, del percorso, il non fermarsi a, sì, questo piccolo spazio che dà la notorietà, la popolarità, certo, il denaro. Ma poi tu, quando ci siamo conosciuti noi, che era credo il 2008, era un anno molto particolare per me, avevo perso la mia più grande amica per una malattia, e quindi proprio mi sono buttata dentro questa cosa che in qualche modo mi ha molto aiutato, perché per me è talmente difficile fare teatro che mi devo concentrare così tanto che non ho tempo di pensare a tutte le Guarda, cose. Però dopo un'emozione forte, diversa, che dà una carica particolare, ti fa superare avete anche debuttato difficili. A Borgio Verezzi quest'estate, è stato un grande successo, la nostra, sì, comune amica Silvia Signorelli mi ha detto che, sì, lo spettacolo, sì, è straordinario, divertente. Per i romani al Teatro Manzoni dal 26 ottobre al 14 novembre. Esatto. E poi lo ricorderemo. Allora, abbiamo visto prima Paola Barale accanto all'indimenticabile Raffaella Carrà, adesso andiamo al 1968. Oddio, che paura. Sì, tocca a te, cara signora Quattrini. A chi tocca? A chi, non si, come si dice? Va bene, vabbè, vediamo. Andiamo al 68 e guarda con chi sei. 68. Sanati Manetò, questa notte è finita, questo cielo autunno. Se l'attrice rinomata con l'autore si è squagliata ed un vuoto sulla scena vi procura, noi ci abbiamo l'utilità, niente paura. Che dirà, che dirà, che dirà? Beh, che delizia. Carlo D'Apporto. Che rapporto hai con i ricordi? Te lo dico io. Sì. Eccola. No, te lo dico
io, perché voi non sapete che garage ha Paola Quartieri. Sì, ecco. No, perché tu entri... Ah, prima, vediamo, cioè, il garage vero? Il garage, no, ah, il box. Il box, sì, il box. Garage. Tu apri il box ed è pieno di manifesti, di locandine, di tutti i suoi spettacoli. Ecco lì, ci che, sono. E sono tutti nel box, ma è bellissimo, sembra di entrare veramente in un teatro. Quelli in di un teatro. Piccolo, sì. E quindi lei li tiene lì, ma tutti perfettamente incorniciati, cioè non è un sembra un box della Formula 1, sì, insomma, tutto perfettamente pulito e messo bene. Anche però tu di incontri lì, però ne hai avuti, sì, meravigliosi nella, sì, tua carriera, sì, televisiva. E spero di continuare ad averne, insomma, guarda, da... sì, sì, certo. Sì, però sì, io vivo molto il presente. Anch'io. Quello assolutamente. Anch'io. È che la grande forza anche di questo momento, di non pensare e vivere il presente. Però io sono curiosa di una cosa. Voi parlate tanto di scelte di gioco d'azzardo, abbiamo parlato in questo spettacolo, nel vostro spettacolo. La scelta azzardata che ricordate con più terrore o anche con più entusiasmo? C'è una scelta nella vita che avete fatto proprio azzardata, azzardata? Quella di fare teatro, per me è super azzardata, insomma. Infatti io sono abbastanza emozionata per questa prima Roma. Ma andrà benissimo. E tu, ma Paola? Sì. Ma... Oddio, mi hai messo in imbarazzo, scelta azzardata. Ma non ci credo, ma Paola. No, io direi che la cosa più rischiosa è fare la madre, guarda. È un ruolo difficilissimo. Tra tutti i ruoli che ho fatto, questo è sicuramente il più difficile. E allora, slot al Teatro Manzoni di Roma da martedì, la regia, che peraltro è anche autore, Luca, certo, no? Sì, Luca, e poi la produzione di Marioletta Bideri, Bis 3000, perciò un trio di donne importanti. E devo dire che questo spettacolo è stato proprio scritto in punta di penna proprio per voi, sembra quasi è stato scritto per voi. E si vede, però per ci tengo a precisare una cosa, lo dico sempre, lo spettacolo nasceva per due persone, per due protagonisti, che sono Paola Quattrini e Mauro Conte, che interpreta il figlio di Paola. E poi Paola gentilmente ha chiesto di trovare un ruolo anche per me, e quindi io non smetterò mai Abbiamo di arricchito ancora. Questo. Beh, che bello. La ciliegina sulla torta è bellissima. Hai visto? Allora, il nostro autore. Guarda come siamo belle, guarda. È bellissime, eccole là. Tu lo sai che le ho fatto fare l'autostop? Alla signora Quattrini? Certo. No, li hanno caricato in un attimo. Subito, subito, non abbiamo messo il dito così in 15 secondi. Infatti gli ho detto, Paola, ti devo portare sempre con me, perché io a volte sono stata delle... Ma barale, come te lo giuro. Cioè, a te non... No. Sì, ma è difficile crederci, però noi le vogliamo bene, crediamo. Allora abbiamo queste due regine dello spettacolo. Il nostro autore Luca Giudice me l'ha mandato ieri con un WhatsApp e vi ha fatto questo omaggio veramente, veramente carino. Comunque, mentre stava andando il filmato, avete già deciso di aggiungere un numero al... No, non qui, nel prossimo. Abbiamo pensato la stessa cosa, okay. La bella televisione. La bella, proprio in televisione, eccole qua. No, televisione, però voglio dire, lo spettacolo, l'intrattenimento vero. E poi l'età bene. Non conta. L'età conta, non conta. Non quello che si sente, è importante. Beh, una cosa meravigliosa del teatro, appunto, che si può essere centenari. Un pochino conta, perché io la mattina quando mi sveglio, che se non ho gli occhiali non vedo niente, ragazzi, un po' conta. Allora lascio a voi la telecamera, invitate il nostro pubblico che ci segue con affetto, un pubblico che va a teatro e che ama il teatro. Vai Paulina. Ma se volete divertirvi e se volete stare in nostra compagnia, noi ce la metteremo tutta per riuscire a far diventare magiche queste due ore. Perciò vi aspettiamo al Teatro Manzoni in slot dal
26 ottobre al 14 novembre e sabato due spettacoli. Vale. Ecco. Di Teatro Manzoni di Roma, se no vanno a Milano. Sì, al Teatro Manzoni di Roma, naturalmente, se avete voglia di vedere una Paola Quattrini straordinaria, sì, e una debuttante. Che... La nostra differenza, cos'è la cosa che ti terrorizza di più? Tu cosa hai detto? Io non me lo ricordo. Io ho detto che mi terrorizzo prima... Prima che si apra il palcoscenico. Anch'io. Io invece mi terrorizzo quando si apre il palcoscenico. Sì. E vieni qua. Però voglio dire, ci si diverte a slot, ma anche ci si emoziona. E si pensa molto, perché la signora Quattrini, boom, mezzo secondo. Vabbè, cambia. È fantastica lei, è vero, nel capovolgere. In questo clima le di terrore noi ci saremo in prima fila, anche io e Pino. Ah, bene, allora ci direi. Non so se è un deterrente. A martedì, bene, con oltre 60 opere, pensate, provenienti dai musei e collezioni private, arriva a Roma, al Museo della Rapacis, una grande mostra su Alberto Blasi, uno fra i più importanti esponenti a livello nazionale e internazionale dell'arte cinetica. La mostra ha un titolo bellissimo, Tutto, Tuffo nell'arcobaleno. È andato per noi il nostro Giordano Verardi. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Vi aspettiamo martedì al Teatro Manzoni. Ma naturalmente. Noi lo sappiamo.